Anche quest'anno l'Associazione Federica e Serena porta a compimento la finalità benefica con cui insomma, sono organizzate determinate iniziative. Sì, anche quest'anno per noi è importantissimo questo traguardo perché riusciamo oggi a devolvere il ricavato delle attività del Remind Festival Ideale che abbiamo fatto lo scorso luglio e a cui hanno partecipato diversi artisti come per esempio Emma Nolde che è sicuramente un nome del cantautorato italiano che ritroveremo anche in futuro come Giancane che ha ispirato la serie appunto di Zero Calcare e Meg che è stata la voce e cantautrice appunto dei 99 Posse. E tutto questo diciamo, ci rende veramente orgogliosi perché quest'anno riusciamo a donare ad una realtà molto importante del nostro territorio che è Casa Madre Ester e quindi io voglio ringraziare veramente Suor Pina e tutti gli operatori per quello che fanno quotidianamente perché rendono questa struttura, questa realtà veramente un ambiente accogliente. Noi ci siamo stati tante volte e sempre ci è sembrato di stare veramente in una famiglia, in una grande famiglia, quindi è importante per dei ragazzi che vengono da un passato fatto di sofferenza, i ragazzi ma come anche madri che vengono appunto da ambienti sicuramente non accoglienti, di stare in questo posto in cui si respira veramente un'aria buona. Si guarda già al futuro e alle iniziative del prossimo futuro? Sì, si guarda al futuro. Noi tra l'altro voglio dire che questa donazione conta anche il nuovo format che è stato fatto del Remind Winter Edition, però siamo sempre all'opera e ci stiamo organizzando appunto per la 14ª edizione del Remind Festival Ideale che si terrà il 7 luglio, questo posso dirlo, alla Villa Comunale. Rimangono ancora top secret gli artisti che però si possono scoprire seguendo semplicemente i nostri social sia su Instagram che su Facebook.